Dottor Michele Savani, Alis investe sui giovani, sulla formazione, quali le iniziative in cantiere in questa direzione? Alis investe da sempre nella promozione del settore nel suo complesso. Il tema delle risorse umane l'ha preso a cuore fin dall'inizio. Io ho l'onore di avere la responsabilità della Commissione Risorse Umane e diciamo che Alis ha capito da subito, da quando ci siamo incontrati, che il tema della logistica ha a che fare sia con le infrastrutture che con tutto il tema delle persone e delle skill e delle competenze. Oggi ne mancano tante, la logistica ne deve attrarre tantissime e Alis, con le iniziative della Commissione e con il progetto di Alis Academy, sta assolutamente andando in questa direzione. Di formare i giovani, avvicinarli al mondo del lavoro, quali le sfide, gli obiettivi, le strategie da mettere in campo? Noi stiamo vivendo due transizioni molto forti, sicuramente c'è quella ecologica e c'è quella digitale, e questo riguarda trasversalmente qualunque settore. La prima sfida per il settore logistico credo che sia quella di far capire cosa può offrire in termini professionali il settore, e dobbiamo imparare, e questa è una competenza che è propria nostra, noi facciamo questo, noi facciamo dialogare il mondo delle aziende con dei candidati, è quella di raccontare ai candidati quali opportunità offre la logistica, e dobbiamo stare molto attenti perché noi siamo abituati a parlare col mondo delle aziende, raccontiamo sempre di numeri che hanno a che fare col valore aggiunto che genera il settore per il PIL nazionale, quanti sono i mezzi di trasporto, quante competenze mancano. I giovani che vediamo oggi affacciarsi al mondo del lavoro cercano altro, hanno altre aspettative, dobbiamo imparare a raccontare a loro a un livello un pochino più alto, a livello di sistema, come possono partecipare, come si possono innamorare di un qualsiasi settore. La logistica credo che abbia tanto da offrire in questo senso, va davvero fatto un lavoro di racconto completamente nuovo. Alis svolge un'attività importante in questa direzione, quanto possono fare ancora le istituzioni perché il mondo della formazione si incontri con quello delle imprese? Le istituzioni sicuramente possono facilitare con tutti quelli che sono gli elementi di incentivazione, okay? Quindi aiutare le aziende ad investire per attrarre nuove competenze e per formarle. Bisogna creare dei sistemi molto integrati, cioè sistemi scolastici tradizionali che vanno benissimo, devono integrarsi con altri sistemi come quelli degli ITS per esempio, e Alis in questo ha investito tantissimo perché dialoga con tutti gli ITS della filiera logistica. Bisogna investire in percorsi di formazione a volte professionalizzanti, molto più brevi. Noi come G-Group abbiamo realizzato nel 2021 160 Academy, quest'anno ne faremo 200. Bisogna fare molto spesso dei percorsi che in maniera molto rapida vadano a rispondere alla specifica azienda, della specifica azienda, sullo specifico profilo, e essere in grado di attrarre delle persone che motivate vadano ad affrontare questi percorsi.